Artigiani e giovani disabili. L'inserimento lavorativo passa attraverso questa nuova amicizia promossa dall'Ustre Serenissima in collaborazione con l'associazione Ares Venezia. Al chiostro dell'M9 di Mestre, i ragazzi e i loro maestri hanno occasione di mostrare i frutti di un progetto che ha intenzione di crescere. E siamo impegnati ovviamente a non lasciare indietro nessuno, ma a rimettere in moto tutta una serie di muscoli che non sono solo quelli fisici ma anche mentali, perché l'inclusione sia effettiva dal mondo del lavoro, dal mondo dello sport e così negli altri settori. I 50 giovani seguiti dal servizio integrazione lavorativa dell'Ustre Serenissima lavorano assieme ad una ventina di artigiani e maestri d'arte veneziani. Quindi abbiamo creato questi laboratori che oramai vanno avanti da circa un anno e mezzo, che fanno attività, come dire, riprendendo quei vecchi laboratori e quel vecchio ruolo che avevano i ragazzi di bottega. Quindi con artigiani, insieme ad artigiani, recuperano delle manualità, delle tradizioni che poi possono essere spese eventualmente anche in un futuro. Attività e persona disabile sono state associate nel rispetto delle esigenze, delle condizioni psicofisiche e delle abilità residue della persona. I ragazzi hanno imparato e continuano a imparare i mestieri nelle botteghe di quartiere e nei mercati rionali di Mestre e Venezia. Ciò che si è sviluppato da questo progetto non sono solo i prodotti che vedete qui esposti, ma sono soprattutto le relazioni interpersonali che hanno permesso ai partecipanti di riconoscersi prima di tutto come cittadini con un ruolo lavorativo e sociale. Questo è il laboratorio di ceramica, c'è una maestra d'arte che è Arsinè, che ha accompagnato negli ultimi 8 mesi con 2 laboratori distinti. E l'atmosfera che si sente, si respira, è quella della bottega artigiana. Ho imparato come fare le maschere. È un colombino su stampo, fatto con delle perline che sono una lavorazione di terra. E in pratica, una volta terminato, vengono fuori questi lavori qua, che si possono ammirare. Tutti questi articoli provengono dalla comunità Emmaus di Ferrara, che ringraziamo, che ha preselezionato con delle persone già in situazione di fragilità il prodotto, selezionato negli anni 80, ed è arrivato all'Eco Sartoria Vintage, dove è stato, diciamo, riutilizzato, rimesso a nuovo, si chiama un upcycling, adesso si dice.